Ciao a tutti! Allora, siccome l'orto sta finendo la produzione con gli ultimi ortaggi, oggi ho deciso di fare la panzanella. Non l'ho fatta mai durante l'estate, lo faccio adesso. C'è un po' di pane vecchio, secco. Iniziamo a mettere a bagno il pane in acqua fredda. Si deve ammorbidire per bene. L'ideale sarebbe quello toscano, senza sale. Laviamo e tagliamo le verdure. La cipolla la metto a bagno con acqua e sale, così si digerisce meglio. Comincio a tagliare il cetriolo. Se ce l'avete, metteteci pure qualche foglia di lattuga, che ci sta bene. Tagliamo il sedano. Questi per me sono l'odore dell'estate. Sto sedano poi coltivato così da noi è molto più saporito. Mettetelo in un vaso se non avete l'orto. Anch'io l'ho messo nel vaso. Così ce l'avete bello, sempre fresco da raccogliere e saporitissimo. Allora, questo è un peperone friggitello, non è piccante, eh? E anche questo lo taglio sottile. Tolgo i semi. Basilico strappato con le mani così. Frizziamo bene il pane e lo sbricioliamo insieme alle verdure. Strizzo anche la cipolla. Ce la potete mettere anche di più, eh? Io la metto poca perché dopo mi dà un po' fastidio. Basta l'odore. Adesso sale, olio extravergine di quello buono. Un po' d'aceto. Mischiamo con le mani. Questa si mischia con le mani, eh. Adesso se la teniamo un'oretta in frigo, si insaporisce ancora meglio. Ma io l'assaggio subito, naturalmente. Oh, mi sarà buffo, ma io la panzanella la mangio col cucchiaio. Buona. Già ho nostalgia dell'estate io. Ciao a tutti da Marta.